Oggi per questo sono estremamente felice, ringrazio voi, tutti quelli che hanno lavorato e tutta la gente che abbiamo incontrato da stamattina e che spero che continueremo a incontrare anche stasera e continuare a festeggiare San Francesco. Grazie di tutto questo e buon 25 e viva Rovigo! È il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi a ringraziare quanti a vario titolo si sono prodigati per la riuscita della tradizionale festa religiosa di San Francesco di Paola, patrono della ex città di Corigliano. Centro storico stracolmo e forte entusiasmo. Ho visto negli occhi della gente in queste ore la felicità di tornare a stare insieme e di vedere il proprio santo. La statua del santo ha attraversato tutta la città con la seguente benedizione tra il 24 e il 25 aprile. E poi la famosa infiorata lungo via Roma e la statua portata a spalla dal sindaco Stasi e dall'assessore al turismo Costantino Argentino. La statua per la prima volta è entrata nella nuova sede di Palazzo Bianchi. E quindi siamo molto soddisfatti perché finalmente siamo riusciti a regalare 3 giorni di festa alla popolazione e non solo, tutte le persone che stanno accorrendo e che sono appunto venute per festeggiare insieme a noi. Corsi musicali itineranti per le vie del centro storico, gli spettacoli di animazione di strada per i più piccoli, con trampolieri, fuocolieri, clown, maghi. Sul palco l'esibizione di Morgan, cantautore, scrittore, musicista. Open your eyes, look up to the skies and see. E per la prima volta in Calabria Martina Beltrami, da Amici 19 e Sanremo Giovani.